serie bwin, tutti i colori della passione. 41esima giornata della Serie bwin allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La Sampdoria ospita il Pescara a un passo dalla promozione in Serie A. I padroni di casa devono rinunciare allo squalificato Pellea Eder, sostituiti da Icardi al fianco di Pozzi. Zeman con il classico 4-3-3 preferisce Caprari a Sansovini. Prima dell'incontro un minuto di silenzio per la giovane vittima della bomba esplosa ieri a Brindisi davanti a una scuola, dirige il signor Tommasi di Bassano. Partenza buona per la Sampdoria che subito va vicino al gol. Su calcio d'angolo è Pozzi ad anticipare tutti sul primo palo per la deviazione di testa. La sua conclusione subisce una doppia deviazione prima di scheggiare il palo e terminare sul fondo. Poi ancora Pozzi a mettere in difficoltà la difesa abruzzese su cross di Munari da destra. Il centravanti gira di testa direttamente tra le braccia di Anania. Subito dopo passa in vantaggio il Pescara. Verratti conquista palla a centrocampo, evita Obiang e serve sulla destra a Caprari. Il 19enne attaccante di proprietà della Roma controlla e appena entra in area fa partire un destro che batte Romero. Per lui si tratta del secondo gol stagionale, il Pescara va sull'1-0 e la Serie A si avvicina sempre di più. La Sampdoria reagisce e va vicino al pareggio con Icardi, che approfitta di un'indecisione di Anania per conquistare palla ma poi svirgola e spreca. Alla mezz'ora un clamoroso errore di Romero concede il raddoppio agli ospiti, il portiere blu cerchiato sbaglia il controllo di piede su un retropassaggio di Gastaldello. Immobile pressa l'argentino e riesce a ripallare il tentativo di rinvio con la sfera che lentamente picchia sul palo ed entra in porta. 28esima rete stagionale per il centravanti di Zeman e promozione quasi certa. A tre dal termine Pescara ancora pericoloso con Caprari che scatta sulla destra e serve in profondità Insigne che entra in area e conclude ma Romero blocca. Allo scadere la Sampdoria ha la possibilità di pareggiare quando Pozzi viene atterrato in area da Anania. Per Tommasi è rigore e ammonizione del portiere. È lo stesso centravanti poi ad andare dal dischetto ma il suo tiro colpisce il palo esterno e termina sul fondo. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per il Pescara. Nella ripresa parte ancora bene la formazione ospite sotto gli occhi di Roberto Mancini, ospite d'onore dei blucerchiati. Al settimo occasione per la Sampdoria, su calcio d'angolo la palla arriva nell'area piccola all'altezza del primo palo dove Pozzi da due passi prova la deviazione, ma ottiene solo un altro corner fondamentale, l'intervento di Verratti. Dopo un minuto doppia azione gol, prima è Gastaldello a raccogliere una conclusione in area ma la sua deviazione viene bloccata da Anania che fa partire un contropiede con Caprari che pesca in area Insigne che sul secondo palo di testa conclude chiamando Romero alla deviazione sopra la traversa. Ancora Insigne dopo 6 minuti sfiora la rete, a fondo sulla sinistra, salta un difensore ed entra in area evitando due avversari e si porta la palla sul sinistro e fa partire un tiro che impegna Romero. Il portiere argentino però non può fare nulla di fronte a una magia di Caprari che scatta sulla linea del fuorigioco sul servizio filtrante dello stesso Insigne, entra in area ed evita prima Rispoli e poi Gastaldello. Insaccando solo davanti al numero 1 blu cerchiato in uscita, 3-0 e festa del Pescara vicino all'impresa, impassibile invece come sempre Zeman. Cominciano i cambi e Iachini manda in campo Juan Antonio per Foggia. La Sampdoria accorcia le distanze proprio con Juan Antonio che con caparbietà difende la palla in area in una mischia con compagni di squadre avversari. Quando trova lo spazio giusto fa partire un destro che batte Anania. Per l'argentino, inizialmente mandato in panchina, la consolazione del secondo gol stagionale. Poi non succede più nulla e la partita finisce con la festa del Pescara che si ritrova in Serie A da dove mancava dalla stagione 92-93. Per la Sampdoria rimane la speranza legata ai play-off.